Grazia Mafano alla rassegna cinematografica Liberamente, curata dall'Associazione Lettera. Qui con noi c'è la dottoressa Lorenza Marinozzi, psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale di Fano. Ha fatto un intervento Arte e Psichiatria, Riflessi e Riflessione. Noi volevamo sapere da lei perché la scelta di questo film. Ma mi era stato chiesto di scegliere un film che in qualche modo chiudesse questa rassegna e io ho pensato ad un film che avesse una prospettiva alla malattia mentale, una prospettiva di riabilitazione. E considerando che io mi occupo di psicoriabilitazione presso l'unità operativa del Dipartimento di Salute Mentale di psicoriabilitazione appunto, e quindi questo film sicuramente crea un ponte nel connubio classico e anche che denota un grande fascino fra psicosi e arte. E c'è una linea di demarcazione fra follia e genio? Questa è una domanda sicuramente più complessa, nel senso che sicuramente la malattia mentale, a cui spesso e volentieri si attribuisce un significato di perdita, permette in alcuni casi un veicolo, un accesso ai recessi della mente in cui la creatività può esprimersi anche con linguaggi non consoni, anche con linguaggi particolari, ma di raggiungere alte vette espressive.